Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Venerdì 22 dicembre 2023, San Flaviano. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Questa sera alle 18 nel parcheggio dinanzi all'edificio Vitale viene inaugurata la monumentale ruota panoramica con la partecipazione dell'eclettica violinista Chiara Conte. La maestosa ruota panoramica, alta 40 metri, ospita 26 cabine. Tra queste vi è una VIP e una per disabili. Un'occasione suggestiva per ammirare dall'alto la bellezza del nostro centro storico e il fascino della Marina. La ruota panoramica sarà in funzione dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 24, il sabato, la domenica e i giorni festivi, mentre nei giorni feriali dalle 16 alle 24. Il giardino antistante l'edificio scolastico Orlandini Barnaba è stato intitolato ai donatori Avis e Aido di Ostuni. La cerimonia si è tenuta alla presenza dei volontari delle due associazioni, dall'amministrazione comunale e di Don Roberto Ligorio, che ha benedetto la targa omaggiata da Golden Marmi. L'allestimento degli spazi e la tinteggiatura delle panchine sono state curate dall'associazione Ci Vediamo da SEM, il servizio. Ci siamo qui oggi grazie a una richiesta che era stata avanzata due anni fa da mio padre per dedicare un'area verde di Ostuni a tutti i donatori di organi e sangue. E abbiamo deciso di inaugurare oggi insieme agli amici dell'Avis questo spazio anche in ricorrenza del 50° anno di anniversario della fondazione della nostra associazione e soprattutto come segno di riconoscenza nei confronti di tutti i donatori, tutte quelle persone che attraverso un semplice gesto attraverso il consenso in questo caso della nostra associazione, il consenso alla donazione degli organi, hanno dato speranza di vita a tante altre persone. Come ha detto Federica, per noi è un giorno di festa. Finalmente i donatori di sangue e di organi di Ostuni hanno un luogo dove poter riconoscersi. Ci sono le nostre sedi legali, è vero, però un luogo, un parco verde dove potersi riconoscere è una cosa bellissima per non solo per i cittadini di Ostuni, ma per tutti i cittadini che comunque si prodigano a queste iniziative. Grazie al dottore Caroli, al papà di Federica, che è stato una persona che ricordiamo con grande emozione. Col sangue si salvano centinaia e migliaia di vite. Con la donazione degli organi è la stessa cosa, purtroppo per donare gli organi sappiamo tutti che cosa accade, però ci sono anche donazioni di organi, tipo la donazione di un rene, che comunque si può fare anche da vivi. C'è stata una delibera di giunta del 2021, quindi ringraziamo gli amministratori dell'epoca, ma ringraziamo anche l'amministrazione attuale che prontamente si è prodigata a mettersi a disposizione per darci questa occasione, perché in pochissimi giorni siamo riusciti a organizzare questo evento. Come amministrazione siamo sempre pronti ad accogliere tutte le iniziative e a sostenere queste associazioni così importanti. E la presenza di queste panchine con appunto la scritta Aido e Avis permetteranno ai nostri cittadini di ricordare quanto importante sia la donazione del sangue e quanto importante sia la donazione degli organi. Sì, sicuramente stasera è un momento importante per lo studio, ma lo è perché può dare delle indicazioni importanti per quello che deve essere un percorso che deve vedere Aido ed Avis camminare insieme. È un momento importante anche perché avere sul territorio un punto di riferimento che fa riflettere la gente su quella che è la donazione sia degli organi che del sangue è sicuramente un fatto importante. Stamane alle 10 è convocato il Consiglio Comunale per la trattazione di 12 argomenti. Tra questi, approvazione bilancio di previsione 2024-2026, istituzione Museo di Civiltà Preclassiche, addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, conferma aliquota per l'anno d'imposta 2024, conferma aliquote e
detrazioni IMU per l'anno d'imposta 2024, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Ieri sera, presso il Chiostro San Francesco, è andato in scena lo spettacolo teatrale Lui è nato, prima edizione per l'iniziativa a firma delle Radici del Sud in collaborazione con il Centro Il Filo di Arianna. Una rappresentazione nel segno della tradizione e della storia di Gesù, con effetti scenografici, musiche e più di 50 figuranti. Gli spettacoli si replicheranno questa sera alle 19 e alle 21. Il servizio. Finalmente Lui è nato, è proprio il caso di dirlo, un'opera che nasce nel 2019 prima della pandemia, poi abbiamo sospeso questa attività e quest'anno nel 2023 abbiamo deciso di mettere in scena quella che è una nostra creazione. Abbiamo deciso di riproporre la nascita del nostro Signore con uno spettacolo dinamico, uno spettacolo diverso dal solito, uno spettacolo teatrale condito dalle nostre attrici del Filo d'Arianna, ma ci sono anche tanti altri, poi anche dalla nostra cantante Lucrezia e da tutti coloro che ruotano attorno al mondo di Radici del Sud e del Filo di Arianna. Uno spettacolo che emoziona molto non solo chi lo vede, ma anche chi lo fa, e ve lo possiamo garantire e assicurare. È uno spettacolo che dura un'ora, che vi lascia qualcosa sicuramente dentro e vi trasporta col pensiero a Betlemme, perché abbiamo scelto questa location che si avvicina un po' a quelli che erano gli scenari di Betlemme, con un gioco di luci, con i brani, la musica, le colonne sonore. Abbiamo riproposto un po' quello che era lo scenario di un tempo. Noi vi aspettiamo anche stasera a partire dalle 19, poi un altro spettacolo alle 21 e poi anche il 26 con un orario diverso alle 17 e alle 19. Noi facciamo i pastori, io insieme alle mie amiche, e abbiamo un bel ruolo e siamo contenti di questa qua. Speriamo che abbiamo successo, noi ce la mettiamo tutti. E gioia, e serenità, e tutto, diciamo, condivisione, tutto. Sono contenta che abbiamo portato in scena questa rappresentazione, perché è nata in un caldo pomeriggio d'estate con Michele. Siamo contenti di vestire questo ruolo. Noi speriamo che vengano in molti a vederlo, perché è abbastanza emozionante anche come spettacolo. La notte più bianca è l'appuntamento che si tiene oggi nell'ambito della rassegna natalizia Christmas in Biblioteca. Presso la Biblioteca Comunale di Ostuni, letture a tema e sorprese natalizie per piccoli dai 4 ai 10 anni. Prenotazioni allo 0831 307 503. Questo pomeriggio gli amici della Biblioteca Comunale Raffaele Ferrigno di Ostuni celebrano gli 800 anni del presepe realizzato da San Francesco a Greccio. Appuntamento a partire dalle 17 presso il Monastero delle Monache Carmelitane. Prevista una fiaccolata, musica e canti dalle fonti francescane. Nei nostri ospedali c'è sempre bisogno di sangue. Il sangue serve per gli interventi chirurgici programmati, per le emergenze del pronto soccorso e per le trasfusioni continue. Oggi dalle 8.45 alle 10.30 presso l'ospedale civile di Ostuni è possibile fare la donazione a cura dei volontari Avis Ostuni. È venuta a mancare Suor Giustina Proto, che ha consegnato la sua vita nelle mani di Dio. La celebrazione esequiale si è tenuta ieri nella parrocchia Santa Famiglia di Villa Specchia. Sentite condoglianze alla comunità monastica. La farmacia Matarrese di Corso Mazzini effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo tempo stabile soleggiato, venti di scirocco, temperature in diminuzione, mare mosso. Citazione odierna: per provare a cambiare le cose bisogna creare ponti ove altri alzano muri. Grazie per aver preferito la nostra informazione.